E oggi su TRM Network alle 14 e alle 23 e domani alle ore 20 un nuovo format Forward. Si parlerà di viaggi, turismo e nasce grazie a un'idea del nostro Massimiliano Sisto e di Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag, in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, che cosa racconterà questo nuovo format sulla nostra emittente? Forward, il turismo che verrà sarà innanzitutto un bellissimo esperimento perché proverà a raccontare il turismo della ripresa, il ritorno al viaggio attraverso le voci e gli sguardi dei protagonisti. E lo faremo anche attingendo all'attualità, andando a curiosare per gli eventi e le fiere del turismo con i protagonisti di questa bellissima ripresa, sia per quanto riguarda l'Italia, che secondo, insomma, tutte le voci, tutte le statistiche, anche tutte le previsioni fatte anche dal Ministero e da Enit, sembra che avrà, insomma, un ruolo da protagonista nel 2023. Ma parleremo anche di italiani che viaggiano, di operatori, del traffico e dei flussi del turismo organizzato. Quindi seguiteci perché sarà una mezz'ora veloce, snella, ma focus sugli addetti ai lavori del turismo. Ecco, la prima puntata proprio da una delle ultime manifestazioni dedicate ai viaggi e al turismo, la BIT di Milano. La BIT di Milano che ha fatto registrare numeri davvero sorprendenti, 70.000 visitatori, tantissimi operatori, un focus sull'Italia attraverso il lavoro eccellente che hanno fatto le regioni, che si sono messe in mostra attraverso contenuti di qualità, momenti di approfondimento davvero, davvero interessanti. Personalmente penso che Puglia e Basilicata, non perché siamo collegati, ma perché lo credo, abbiano giocato un ruolo da protagonisti, tutti i format condivisi in questi giorni, le idee, i progetti sono stati davvero apprezzatissimi e sono stati tra gli stand più visitati in assoluto. Da Milano a Londra per Travel Hashtag dal 27 febbraio, tantissime imprese. A proposito di Basilicata, anche l'agenzia di promozione territoriale. Sarete lì tra qualche giorno, tra qualche ora. Sì, lunedì 27 febbraio andrà in scena la nona edizione di Travel Hashtag, tutta dedicata all'incoming Italia. Con noi ci sarà la regione Basilicata, grazie anche alla presenza di Antonio Nicoletti, il direttore generale dell'APT Basilicata, ma ci saranno gli operatori incoming che incontreranno i buyer inglesi interessati a trovare soluzioni di viaggio anche innovative, diverse, originali per l'estate 2023. A Travel Hashtag parteciperà ITA Airways come partner e vettore di bandiera, tante catene alberghiere e hotel di lusso che proveranno a intercettare il traffico alto di gamma e ovviamente Enit che siglerà, diciamo, questo patto con i buyer dal punto di vista della promozione del turismo italiano. I più autorevoli buyer del mercato inglese, già esperti della destinazione Italia, un appuntamento importantissimo che noi seguiremo, ma direi, Nicola, di dare l'appuntamento innanzitutto a oggi con Forward, il turismo che verrà su TRM Network alle ore 14 e alle ore 23 e domani alle ore 20. In bocca al lupo per questa nuova avventura, vi seguiremo ovviamente. Grazie intanto. Grazie davvero.